4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 frazioni. Ci vorrebbe solo lì, almeno un vigile. Facciamone 7, via, un giorno di qui, un giorno di là, 14. E invece vigili, se sono a Pontormo non sono a Empoli, se sono a Ponte Elsa non sono a Empoli, perché ce n'è 5 o 6 in servizio massimo. Quindi è un difetto sostanziale questa mancanza di territorio. E quando si arriva a dire no, noi le ronde non le facciamo, le ronde non era mica per fare la telecamera, le ronde servono a tutto. Quindi le ronde dovrebbero essere fatte perché naturalmente nessuno a vedere cosa succede alle zona industriale Terrafino quando la sera si fa buio, eccetera. E, insomma, le ronde servono per vedere, insomma, se sui giardini non ne abbiamo le possibilità, di vedere se in effetti, insomma, vengano usati i giardini e i parchi per quello che sono. Insomma, sono tante le cose, ci sono i nonni vigili, non si può fare le ronde per altre cose. Quando abbiamo poi per le ronde ci sono due corpi di polizia in congedo, carabinieri e polizia, che lì ci sarebbe da prendere la gente più che bastante. Quindi questo detto sui vigili, che è impossibile collaborare poi con i comuni vicini quando quelli addirittura a Cerreto Guidi hanno 4 vigili e hanno ancora meno di noi in proporzione alla cittadina, ai cittadini che hanno. Saltiamo un po' di roba e andiamo pure a vedere, non so, la casa. La casa è stata fatta, questa casa SPA, 11 lode in Toscana invece di una sola, con 11 consigli di amministrazione, con 11 persone messe a capo e anche naturalmente dirigenti messe a capo, quasi tutti sono quelli che conosciamo, sono persone che provengono dal partito che è sempre stato qui di maggioranza, cioè PD, poi PDS, poi tutta la storia indietro, naturalmente PCI, PCI, PPDP, per tutti i PP davanti c'è quanti ne pare. Ora qui ci abbiamo. A maggio 2009 è stato pubblicato il nuovo bando per l'assegnazione e locazione di alloggi ERPE. Si parla sempre di alloggi ERPE, ma che ne è stato fatto delle case popolari di comune che dovevano comunque andare a finire qui nella pubblica casa, cioè nella Lodi? Non se ne è mai sentito parlare. Mezze case sono state vendute, come diceva la legge, poi a un certo punto è stato smesso di venderle, chi ne ha godute ne ha godute, chi se le belle rivendute guadagnando un mare, e chi invece non ha avuto un bel nulla e non c'ha neanche ancora la casa con tutti i diritti doveva avere. Quindi si parla poi, le OGRP sono stati resi disponibili 8, poi ne sono state fatte altre 20, 17 sono stati dati nel programma sociale per l'edilizia residenziale pubblica, in località Serravallo e 33 verranno, gli ultimi 3 verranno dati in base a gradatoria, che però non credo che vengano aggiornate continuamente. Si fa una gradatoria, passa un anno o due, le gradatorie devono cambiare e quelli hanno sempre il diritto alla casa, magari se la sono comprata da un'altra parte. Negli interventi sociali c'è veramente poco in più a quelle tutto si è detto, eccetera. Nelle educativi per l'infanzia, eccetera, qui abbiamo sempre due gestioni, il Melograno e il Piccolo Mondo, date in affidamento. Qui c'è scritto bellino, espletamento della gara d'appalto per la gestione con l'affidamento della gestione dei servizi educativi in oggetto alla cooperativa sociale Il Piccolo Principe. Non si è capito, ma dovete farla questa gara di espletamento o è già fatta o è inutile farla perché tanto si darà ai Piccolo Principe? Boh. Quindi sarebbe bene anche questo saperlo, tanto per dire. Giovani, nell'attuazione quello per i giovani va bene, tante cose vanno fatte eccetera, mi sono divertito un po' a contarle. Sono arrivato a 16, sono arrivato a 16, a 16 titoli e qui mi sono fermato. So, ne volete qualcuno? Zone libere nette, sito nel web politiche giovanili, poi il circolo teatro distratto della compagnia arte figurative di Empoli, Arci Davane Portofrutta, music competition kingdom, assegna della rassegna, poi abbiamo le zone video, festival contrometraggio, cinedrome, rassegna cinematografica, poi abbiamo liberi di crescere, fatto in collaborazione scuole medie della Vanghetti, poi abbiamo anche un
progetto gestito dal Comitato Arci, Comitato Empolese Valdezza, di questi appunto Liberi di Crescere. Sostare nel conflitto dell'Agenzia dello Sviluppo, centro interculturale, non credevo esistesse anche questo. Poi abbiamo, voltiamo pagina, andiamo di qua, associazione Il Ponte, quella si sa che può diventare una fondazione. Ci vuole soldi per fare una fondazione. Poi abbiamo progetto 1009 luci, sostegno linguistico, aggregazione e socializzazione di studenti delle scuole superiori. Non so che lingua devono parlare il sostegno linguistico e l'aggregazione. Progetto Malibu. Poi abbiamo sportello per il turismo responsabile. Io pagherei a sapere questo turismo responsabile che vuol dire, che cioè tutto l'altro turismo è irresponsabile, realizzato dall'associazione Gruppo Emisfero Sud di Empoli. Poi abbiamo ancora sostegno dall'agenzia Scalabriniana, mai sentita nominare, per la cooperazione e lo sviluppo in collaborazione con il comitato Amici di Padre Roberto. Roberto Maestre, e così via. Ecco, a me mi sembra che sia abbastanza una dispersione quando dovrebbe essere un'unica direzione, un unico ente di fare tutto questo, non creare tutta questa specie di associazioni che non so nella distribuzione poi dei fondi, nella distribuzione delle risorse, come vengano favorite o sfavorite o come vengano distribuiti questi soldi qua. La biblioteca, Ciancheta, la biblioteca, fra le tante cose e dei servizi tramite SLUG, danno dei libri in biblioteca, ma però risultano che svariati non tornano all'ovile perché manca quel chip che mettono anche alle cose, insomma, che permette di non portarli via nelle cartelle, e questo non è stato fatto nulla. Ciò che c'è, insomma, una buona dispersione o diciamo appropriazione di libri e che se ne mettono in cartella e vanno via, ma se ci si mettesse una spesina un po' decente, quei chip che vanno lì e che quando passi dalla porta suonano, si saprebbe che quello probabilmente ha preso dei libri che non ha denunciato, riporterà di sicuro, però mancano sempre. No, ma bisogna dargli un premio, invece devono pagare qualcosa. Può essere un'idea di fare anche lo scudo fiscale. Il tempo stringe, vorrei saltare per andare. No, ma questo dei libri che spariscono è una cosa che va presa perché depaporano il patrimonio della biblioteca. L'avrete sentito dire che sparisce i libri. Allora purtroppo con una spesa vanno scippati. Perché te tu vai in biblioteca? Un tu frequenti gente che va in biblioteca. Un tu va neanche a me forza, un tu leggi tutta la roba lì del PDC, e vedrà, tu ce la fa a leggere il resto. No, ma l'unità va bene, tu si vede più da come diventa piccola, però tu la dovresti trovare. Che fa la liberazione che c'hai? Cioè, ho capito, c'è insomma il racconta storie, voi vorresti raccontare storie, ma forse costa troppo, perché insomma raccontare le storie proprio a musica tramandandole di padre in figlio, insomma, è po'. Ma i progetti di ricerca, il popolo in comune, politica e amministrazione, da Empoli dal 46 all'80, in special modo riguarda i sindaci Gino Ragionieri e Maria Sirelli. Ma io non so se dal momento che ci si mette a fare un qualcosa e che ha fatto Empoli, che poi è tutta una cronistoria solo vostra, che non è che soddisfi tutte le intelligenze di Empoli, specie quelle che non sono affatto legate alla sinistra, a me sembra che doveva o arrivare almeno più là o non farne nulla. Perché sono stati dei buoni, io l'ho conosciuti personalmente, per carità, non dico forse erano bravissime persone eccetera, ma andarli a fare una cronistoria solo per vedere chi ha fatto allora, perché si sono fermati con i sindaci da allora che l'ho fatto per me di abbastanza buoni tempi, e che quello che era poi naturalmente il pensiero di allora della sinistra eccetera, di venire incontro ai cittadini, poi ci dovevamo pensare naturalmente gli amministratori, i dirigenti a fare quel che dovevamo fare eccetera. E quindi questo qui mi pare una
una cosa in più, il centro del Museo del Vetro, ma è una vita e ne parliamo, siamo riusciti a comprarla da chi la vendeva, il museo lì delle, il coso di sale, il magazzino del sale, però ancora qui questo museo di vetro eccetera.